Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, benvenuti ad un nuovo vlog. Oggi mi sono già truccata, se vedete che ho un sacco di pellicine a causa del retinolo, perché questa settimana ho esagerato un pochino e invece il rossetto volevo farvi vedere perché l'ho appena scoperto, è il Rose O'Clock di Banana Beauty, che è un bellissimo rosa secondo me, forse un pochino chiaro, però molto molto carino. E invece come mascara, che mi chiedete sempre quale mascara ho utilizzato, lui il Black Mamba di Mulac, che è veramente ottimo, ottimo, non sbava e non è pesante sulle ciglia, quindi le lascia incurvate verso l'alto, non me le appesantisce durante la giornata e non cadono, quindi questo è quanto. In realtà non uscirò di casa oggi, non penso, almeno perché la situazione fuori è questa, c'è una specie di, non lo so, una specie di tempesta che sta andando avanti da ieri, ci sono 6 gradi e il diluvio universale. Tra l'altro non sapete quello che è successo, perché ieri io tranquilla mi stavo facendo un bagno rilassante, ad un certo punto, finito il bagno, apro lo scarico praticamente in modo che l'acqua possa scendere dalla vasca, uscire dalla vasca, tutto ad un tratto vedo che dalla doccia esce un sacco di acqua e tipo un sacco di particelle nere, un sacco di schifezze, e io dal bagno, dalla vasca, che stavo aspettando che l'acqua scendesse per poi risciacquarmi, stavo vedendo sta cosa, sta acqua che stava uscendo dalla doccia, ragazzi, e non potevo fare niente perché ovviamente l'acqua doveva per forza, cioè dovevo per forza toglierla dalla vasca, però stava uscendo da là, si è allagato completamente non solo il bagno ma anche gran parte del corridoio. Potete immaginare, quindi sono dovuta uscire in fretta, ho iniziato a raccogliere acqua in ogni modo perché avevo paura che andasse giù dai vicini, però sono riuscita ad asciugare tutto quanto. Ma sono particolarmente arrabbiata perché i tizi che dovevano venire a riparare il tutto, a sistemare tutto quanto, non so se sono idraulici o che tipo di tecnici siano, comunque dovevano venire a sistemare tutto, mi hanno dato stamattina una finestra di 3 ore, quindi io sono stata lì ad aspettarli, non potendomi lavare perché se faccio la doccia, cioè è completamente, è tutto intasato, è tutto allagato, un casino, non posso farmi la doccia, quindi li ho aspettati 3 ore, gli ultimi 5 minuti che ormai avevo capito che non sarebbero venuti perché ormai mi chiamano e mi dicono no, purtroppo il ragazzo si è dato malato. Io ma come, mi avvisi adesso? Quindi mi ha detto sì, però mandiamo qualcun altro, insomma, però lo mandiamo tra un'ora, quindi ok, quindi adesso sto ulteriormente aspettando. Però vabbè, sono cose che possono succedere, però perché mi avvisi all'ultimo secondo? Comunque vabbè. E spero, mi auguro che possano sistemare il tutto. Adesso non si vede nessun tipo di danno. Tra l'altro mi è arrivata anche una cosa che voglio poi montare con voi. Questo è il problema, nel senso che se faccio la doccia qui l'acqua è completamente intasata. E se apro un qualsiasi rubinetto della casa, anche quello in cucina, l'acqua si sente che fa dei rumori strani e sembra che stia per uscire e c'è una puzza, ragazzi, che non vi dico. Quindi qui deve esserci un bel problema. Oggi tra l'altro ho utilizzato un nuovo fondotinta che secondo me è un pochino troppo scuro per me, di Wycon. Mi piace come fondotinta, al di là del fatto che la mia pelle adesso è secca per il retinolo, però non sono tanto sicura sul colore perché purtroppo ho finito il mio Diego Dalla Palma, il mio nudissimo, e se non trovo un sostituto degno del nudissimo a breve penso che lo ricomprerò, perché quello è il mio go to fondotinta da tutti i giorni, non mi delude mai. Allora qui vi faccio vedere, come ogni giorno, come ogni vlog, i gattoni. Gatta Stellina non ha tanta voglia di salutarci. Ciao patatina, ciao patatina. Sta gattina bellissima. E tu? E tu che cosa ci fai qua? Ciao amore. Ciao amore mio. Sempre su sti tappetini stai tu. Ti piace stare qua? Cazzo Denver, mi dai baci? Grazie amore, sempre tanti baci. Perché quando metto la crema sulle mani, Gatto Denver mi dà tanti baci. Ovviamente sono super calmi perché hanno già fatto la pappa, perché la mattina quando mi sveglio è il disastro per come gridano.
Sembra che non mangino da un mese. Questi miagolii silenziosi, gatto Denver. Sì, il tempo non accenna a migliorare tutta la mattina, che spero che cessi di piovere, ma no, non sembra proprio. Il bello è che Ieri era il primo giorno che hanno riaperto le terrazze, i negozi, quindi ieri ho fatto un giro, ma era veramente strapieno, cioè c'era una folla, una fila davanti a tutti i negozi che ho evitato e le terrazze, i ristoranti uguale. Quindi pensavo di andare oggi e mi sono ritrovata a questo tempo bellissimo, yeah! E ovviamente i ristoranti al chiuso sono chiusi, si può andare solo all'aperto qui, non so come sia in Italia, aggiornatemi su questo che non sono sicura. E quindi niente, i miei piani hanno fallito miseramente per oggi, penso che non mi muoverò di casa quando finiranno questo lavoro che mi sto anche chiedendo quanto tempo ci vorrà per sistemare tra l'altro tutto questo scarico, perché non deve essere, secondo me, vabbè, io non me ne intendo, però non deve essere un problema proprio da niente se tutto ad un tratto ho visto uscire tutta questa massa nera. Non lo so, non lo so, speriamo di no, speriamo di no. Una cosina che volevo farvi vedere che mi è arrivata è questo mega pacchetto da Mesauda e all'interno c'è il nuovissimo fondotinta The Skin. Mi hanno mandato tra l'altro tutte le colorazioni e devo dire che come range ce ne sono parecchie, anche se di scure non ne vedo molte, sono molto più chiare. E questo però ha un finish idratante e luminoso, cioè un finish luminoso ed è un fondotinta idratante, quindi per la mia pelle mista, soprattutto adesso che inizia a fare caldo, che diventa ancora più oleosa del solito, non penso purtroppo che questo fondotinta faccia il caso mio. Mi piace però che ci sia il fattore di protezione, anche se non è altissimo. Però se avete la pelle normale, secca, sicuramente può essere interessante darci un'occhiata. Poi, altra cosina voglio farvi vedere che mi è arrivata. Mi sa che non ve l'ho fatto ancora vedere. Mi è arrivato da Hey Cutie, sto amando i prodotti skincare di questo brand, che è il brand di Lolla, e questo è Laika Filter ed è un siero per il viso wow con acido ialuronico, quindi molto molto interessante. Adoro tra l'altro il pack, bellissimo che sul lato della confezione ci sia anche scritto, ci siano scritti tutti gli step e come incorporare questo e gli altri prodotti nella beauty routine. E questo è il prodotto, eccolo qua, Laika Filter, molto molto bello la confezione, il pack molto bello e mi piace che sia in ceramica tra l'altro, non è in plastica. Naturalmente anche questo, come gli altri prodotti Hey Cutie, è vegano. Mi sto trovando molto bene tra l'altro con il detergente, entrambi i detergenti, sia quello in schiuma che quello oleoso, quindi sono contenta di provare anche questo. Poi da Wake Up Cosmetics mi è arrivata la nuova collezione primaverile, la Blooming Dream Collection. Tra l'altro questo pacchetto ha un profumo buonissimo, ci hanno sicuramente spruzzato un po' di profumo primaverile, adoro, e all'interno c'è questa palette di ombretti, questa è la I Feel Good colore 01 nude. I colori sono molto belli, molto portabili e ci sono sia alcuni ombretti shimmer che matte. Vediamo la pigmentazione com'è. Wow, direi che non è niente, niente male. Poi c'è l'Iconic Liner Waterproof di colore nero, molto molto bello il pack rose gold. Poi il mascara Shout Out. Eccolo qua. Mi piace che lo scovolino sia in gomma ed abbia le setole corte. Adesso che ho le ciglia molto lunghe, questi sono quelli che preferisco. Questi invece sono tre prodotti che ho ordinato io e sono tre stick con fattore di protezione 50 per l'estate. Uno è un blush, poi c'è l'illuminante, poi c'è il bronzer. Ma ve li farò vedere meglio in qualche altro video. Sto pensando se su TikTok oppure qua su YouTube. Anzi, fatemi sapere se l'idea di un make-up realizzato interamente con prodotti con fattore protezione vi può interessare oppure no. Ok, finalmente è arrivato il tecnico, vi faccio vedere. Qui c'è giustamente un po' un disastro, non so che cosa sta uscendo da questo tubo, ragazzi.
mi stanno dicendo che è un po' tutto intasato, anche il lavandino, tutto quanto. E dopo quasi 3 ore il problema finalmente è risolto, ragazzi. Non vi ho fatto vedere, ma c'era un accumulo di peli e capelli che vi lascio immaginare erano, comunque non erano miei. Mi ha spiegato che questa cosa è stata accumulata nel tempo, non negli ultimi 3-4 mesi che io ero qui. Tra l'altro, vabbè, non scendo nei particolari, comunque non era materia organica mia, però che schifo, ragazzi. Comunque adesso lo scarico e tutti gli scarichi sono puliti. Mi ha spiegato come funziona, eccetera, e mi ha spiegato che è meglio non comprare quelle bottiglie con quel liquido lubrificante tipo Mister, come si chiamano, Mister Muscolo, eccetera. Mi ha detto che basta acqua bollente con soda, se mai mi ricapita. Mi ha detto di utilizzare quella o comunque anche per precauzione una volta al mese, però adesso sono a posto, posso finalmente fare la doccia. Gli ho fatto fare anche la prova ovunque, quindi abbiamo aperto l'acqua al massimo qua e finalmente scendeva come dovrebbe scendere. Stessa cosa nel lavandino e stessa cosa anche nella vasca, quindi sono contenta finalmente, meno male. Comunque ragazzi, novità, ho un po' perso la fissa per la Coca-Cola Zero e adesso ho la fissa per il tè alla pesca oppure menta e limone, a volte li mischio insieme, mi piace, e ci aggiungo però un po' d'acqua perché sennò è un pochino troppo forte quello Lipton. E poi approfitto anche per farvi vedere, l'ho fatto apposta, per farvi vedere il mio bicchiere bellissimo di Starbucks con i loghi Louis Vuitton, mentre Gatto Dever mi fa la serenata perché vuole altra pappa, ma adoro questo bicchiere e ogni volta che ve lo faccio vedere mi chiedete dove l'ho preso. L'ho preso su Etsy, vi basta cercare glass Starbucks glass Louis Vuitton o solo, anche solo Starbucks glass pink, e lo trovate, anche se è un pochino scomodo da lavare, più che altro perché vi vedete questi sono adesivi praticamente. E quindi va lavato a mano molto delicatamente perché se lo metto in lavastoviglie naturalmente si staccano, quindi lavarlo è sempre, deve essere sempre super super delicata, però è bellissimo. E tu calmati, calmati Gatto Denver, vuoi la pappa? Vuoi la pappa? Vuoi la pappa anche tu, Gatta Stellina? Tu ti chiami Gatta Stellina? Perché non fai rispondere a lei? Ok, e una ciotola per Gatta Stellina a questo punto qua, visto che ti sei appollaiata lì, e l'altra ciotola per Gatto Denver. Ecco qua Gatto Denver, silenzio, quando gli do la pappa c'è un silenzio, una pace, un'oasi di pace. Ah, e poi volevo farvi vedere la mia ultima Yankee Candle che sto adorando e super consigliata, è Coconut Rice Cream, ma non è troppo dolce, ha sì un profumo di cocco, però è anche parecchio neutra, quindi anche se non vi piacciono i gusti, i profumi troppo dolci, questa potrebbe fare al caso vostro e mi sta piacendo un sacco, profuma tutta la casa. Oh, mi dispiace Gatto Denver, non puoi uscire oggi. No, mi dispiace Gatto Denver. No, Gatto Denver, non puoi uscire oggi. Perché piove Gatto Denver, c'è il diluvio universale. Non puoi. C'è il diluvio universale, guarda, guarda. È tutto bagnato. È tutto bagnato. Non è mio. Oggi niente giretto in terrazzo. No, no. Chissà se Gatto Denver si calma un po', se gli metto la Cat TV. Vediamo. Guarda Gatto Denver. Guarda Gatto Denver. Guarda Gatto Denver. Vieni, sì. Vieni, sì. Guarda Gatto Denver. Ecco la Cat TV. 8 ore di video. Io li trovo semplicemente su YouTube, basta che cerchiate Cat TV su YouTube e appunto ogni tanto funziona per tenerli distratti, per tenere distratto Gatto Denver, perché Gatta Stellina è comunque sempre bravissima. Dimmi, vieni amore mio, vieni. Cosa c'è là Gatto Denver? Sono gli uccellini? Sì. Ci sono gli uccellini? I passerotti? E i betti rossi? Sì!
lo so. Ok, penso che stia funzionando. Lo vedo molto interessato. Ok. Ok. Bravo, sì! Gli uccellini! Come i bambini, gatto. Sì, gli uccellini, sì, lo so. E nel frattempo, mentre dilaga gatto Denver, fortunatamente sto guardando la Cat TV, vorrei montare questo, che adesso vedrete, è una specie, è uno specchio che voglio appendere dietro la porta qui della mia cabina armadio, quindi starà dall'interno, si appende e c'è appunto lo specchio che si apre, all'interno ci sono, c'è uno spazio per i gioielli e alcune mensoline per appoggiare prodotti eccetera. Adesso vediamo se sono capace di montarlo. Forse è già montato, cosa che io mi auguro, e che ci sia veramente il minimo indispensabile da fare. Tra l'altro volevo solo approfittare un attimo per chiedervi, perché forse da questa parte lo vedete meglio, qui c'è questo battiscopa che però sembra non si possa rimuovere in alcun modo, cioè non ci sono le viti, tipo nella mia casa Trieste ci sono le viti se non sbaglio. Forse potrei sbagliarmi, non ne sono certa. Comunque, qui però non c'è modo di toglierlo e io volevo toglierlo dall'altra parte, quindi là, per poter farci stare un altro armadio di questa larghezza di 90, sono 99 o 100 centimetri, 100 centimetri penso, e quindi mi manca un centimetro, quindi vorrei toglierlo dall'altra parte per acquistare questo centimetro. Il problema è che mi avete anche scritto che si può togliere, però questo tipo di battiscopa si può togliere? Perché mi sembra sia come attaccato, non lo so, se ve ne intendete fatemi sapere, che non vorrei fare danni. Adesso mettiamoci al lavoro e vediamo. Sono molto curiosa di vederlo com'è, perché dalle foto sembrava bellissimo e ho bisogno di uno specchio a figura intera qui, perché comunque ne ho uno qui vicino, però è molto più comodo se ce l'ho ovviamente nella cabina armadio. Vediamo. Per fortuna sembra che sia già montato, quindi basta scartarlo. Evviva! Notare come è stata montata questa vite, tra l'altro. E non l'ho fatto io, mi è arrivato così, ma vabbè. Dovrebbe stare sul retro questa parte, quindi non dovrebbe teoricamente vedersi. No, ragazzi, ho girato lo specchio e mi è arrivato così, completamente distrutto. Oh no! Uffa, sono tristissima, non vedevo l'ora che mi arrivasse. Uffa, 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 vabbè, niente, adesso... Sì, gatto Denver, lo so, gatto Denver. Non ti piace più la Cat TV? 10 minuti e basta? Hai resistito di là da solo? Niente, non mi ricordo tra l'altro neanche da quale sito l'ho ordinato, quindi adesso vado a controllare. E contatto il servizio clienti. Uffa, cioè... distrutto, è distrutto. Tra l'altro da quando abito qui mi sta capitando spessissimo. No, gatto Denver, non ti avvicinare che ci sono pezzi di vetro, eccetera. Attenzione. Uffa. Adesso, visto che l'ho preso su Wish, ho contattato il servizio clienti di Wish. Non ho mai avuto a che fare con il servizio clienti di Wish, quindi sto incrociando le dita. Mi fa sentire un pochino meglio, perché so che nel momento in cui non dovessero rispondermi, almeno ho un contatto diretto con Wish, perché mi avevano contattato loro dopo che avevano visto un mio video. Quindi in caso posso ricorrere. Però vi farò sapere com'è il servizio clienti. Non, appunto, io non ci ho mai avuto a che fare, e anzi, fatemi sapere se voi ci avete avuto a che fare, datemi buone notizie, vi prego. Questo specchio l'ho pagato 110 euro, visto 115, una cosa del genere, ed era un'idea bellissima, quindi spero risolvano. Per cena intanto volevo preparare, consoliamoci con il cibo, volevo preparare gli gnocchi, questi secondo me sono i più buoni, quelli di De Cecco, e li faremo con il ragù rigorosamente pronto, sempre questo della Star. Penso che farò tutto il pacco, così il resto li finisco domani. Devo sempre separarli, altrimenti non si cuociono benissimo. Per tutti quelli che mi diranno: Nicole, ma perché il ragù non lo fai tu, lo devi fare tu il ragù, eccetera, ragazzi, non mi piace cucinare. Quando ho tempo libero preferisco fare altro. Se non devo lavorare, sono libera dal mio lavoro, preferisco passare il mio tempo libero in altri modi, non in cucina. Sono gusti, ma personalmente non amo cucinare. Breaking news: non tutte le donne amano cucinare, tanto per dirla, no? Perché qualcuno ancora non è arrivato il messaggio. Quindi ho messo l'acqua, sto aspettando che bolla. Ho separato gli gnocchi e adesso in padella riscaldo il ragù.
Li ho tolti un attimino prima e adesso li passo un po' in padella senza spiaccicarli completamente. Che profumino! Prendo il parmigiano nel frattempo. Che dovrebbe essere qua. Cenetta pronta, il profumino è buonissimo. E buon appetito a me. E come dessert, se avete visto il mukbang di ieri, la riconoscete, è la torta speciale per il King's Day, per il compleanno del re, con i popcorn colore arancio. Ed è una torta al cioccolato ricoperta di caramello. Yum. Notare anche il piattino, che carino, con gli unicorni, sempre di questo brand Blonde Amsterdam. E ho anche la forchettina carina con l'unicorno. Facciamo l'assaggio e vediamo com'è questa. I popcorn dolci non mi fanno impazzire, però cioccolato e caramello non si può dire di no. Vediamo. Tantissimo si sente il caramello. Vabbè ragazzi, è strabuona. D'altro mi ha fatto troppo piacere perché mi ha scritto una ragazza su Instagram che lavora proprio nel posto in cui ho ordinato io qui ad Amsterdam. Mi ha fatto super super piacere che mi abbia scritto e le ho fatto i complimenti perché era tutto buonissimo. E anche questa torta lo è, confermo. Guardate il caramello, che bontà ragazzi. Miam, miam, miam. Scusate se vi faccio venire fame. Oh, Gatta Stellina per la prima volta è super interessata alla Cat TV. Non era mai successo che si mettesse davanti alla TV. Sì, Gatta Stellina, hai visto? Ci sono gli uccellini, lo so che tu puoi prenderli tutti, lo so, una cacciatrice come te non esiste. Sì, lo so, lo so. Bene, Gatta Stellina, grazie, sei giusto un po' invadente. Stellina, a volte lei ha questi slanci di affetto. Patatina mia, patatina mia, patatina mia, sei bellissima Stellina mia. Che cosa devo fare? Io devo stare qua a guardare la Cat TV? Sì, la Cat TV dobbiamo guardare, ok gatta, ok. Ok ragazzi, io vi saluterò qua perché adesso guarderò qualcosina, probabilmente Netflix, ma devo trovare una nuova serie TV perché le ho finite tutte, quindi, e poi mi metterò invece a fare il montaggio di questo video perché non voglio finire tardissimo, quindi vi mando un bacio gigantesco, anzi vi mando mille baci giganteschi perché vi devono bastare poi fino a lunedì. Venite qua e abbracciamoci, pronti per l'abbraccio? Venite qua fortissimissimissimissimo. E io e Gatta Stellina vi aspettiamo lunedì con un nuovo video, sempre alle 17:30. Baci, ciao!